giustificavano con la vostra legge. Tu sai bene che noi non abbiamo il diritto di far uccidere nessuno. Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nazione, che vietava di pagare il tributo della Cesare, dicendo di essere il Cristo, il re dei giudei. Centurione, prendi l'accusato e conducilo qui. Sei tu il re dei giudei. Non senti di quante cose ti accusano. Sei o non sei tu il re dei giudei? Questo dice. Lo devo accettare. Io sono giudeo. La tua nazione e i capi sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Chi hai fatto? Sei davvero tu il re dei giudei? Il mio regno non è di questo mondo. Se fosse di questo mondo, i miei sudditi combatterebbero, perché non posso dare in mano dei giudei. Dunque, tu sei re? Sì, è vero. Io sono re. Sono nato per questo. Per questo sono venuto. Per rendere testimonianza alla verità. Galileo! Se dunque Galileo, portatelo da Erode, appartiene alla sua contea. Salve maestro, la tua fama di grande guaritore e di grande predicatore è giunta fino a me e desideravo conoscerti e parlare. Geremia? O forse un nuovo profeta? Thank you.
profeta sei. Quando non sei nemmeno capace di compiere un miracolo. Guarda, ti faccio vedere che io so fare miracolo. E meglio di te. Vieni qui, povero cieco. Che ti apro io gli occhi. Ecco, ora vedi come prima, anzi, meglio di prima. Dopo averlo preso in giro, insieme con le guardie, lo rimandò a Pilato. Voi mi avete presentato quest'uomo come se sorbettisse il popolo. Io, dopo averlo interrogato, non ho trovato in lui nessuna colpa di cui l'ho accusato. Anzi, neppure errore che lo ha rimandato a noi. Dunque egli non ha commesso nulla che meriti la morte. Perciò lo rimandiamo. Io vi dico che non trovo in lui nessuna colpa. Voi sapete che per la Pasqua c'è l'usanza che io libero un prigioniero. Chi volete che venga? Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Nebbè Barabba, morte il costui! Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui nessuna colpa. Noi abbiamo una legge e secondo quella legge lui deve morire. Perché si è proclamato figlio di Dio. Crocifiggilo! Ammo! Centurione, prendi Gesù e fallo costicare. I soldati prendono Gesù e lo conducono nel cortile. Su di un sedile. Un soldato gli butta il suo mantello sopra le spalle. Un altro, dopo aver fatto una corona di spine, la pone sul capo di Gesù. Un altro gli mette in mano una canna a mo' di scettro. I soldati a turno gli passano davanti inginocchiandosi e dicendo: salve, re dei Giudei! Salve, re dei Giudei! Salve, re dei Giudei! Salve, re dei Giudei! Finita la flagellazione, Gesù fu ricondotto da Pilato. Riportatelo su. Siete soddisfatti? Dimmi, di dove sei? Non mi rispondi. Non sai che io ho il potere. Sei più colpevole di te. Ecco il vostro re. Sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Noi non abbiamo altro re che Cesare.
prendete Gesù e crocifiggete. Sulla sua croce fate scrivere: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Assieme a lui crocifiggerete due ladroni, Sisma e Disma. Non scrivere re dei Giudei, ma che costui ha detto: io sono il re dei Giudei. Quel che ho scritto, andate. Ciao, fai là, provo io a entrare. Figlio sulla fronte e lentamente lo seguì lungo la via dolorosa. Avanti! Dovevi salire la croce fino a Calvario, malfattore! Per cortesia, lasciare lo spazio, perché devono camminare. Calma, in che stato mi ha subito? Il tuo volto che si illuminò soltanto di amore divino, una maschera di sudore di sangue. Il tuo capo, arcigno, tremasciato nel deserto, la lunghissima corona di i tuoi occhi. Gesù mostra di gradire immensamente quel gesto pietoso. Per dimostrare tutta la sua riconoscenza, vuole lasciarle come ricordo. Alla vista di tale prodigio, la Veronica alzò il fazzoletto per mostrarlo a tutti. Sorelle, senti che si accinge a seguire Cristo lungo il doloroso cammino. Osservate, ecco il volto di colui che c'erano di amore infinito. I soldati lo hanno ridotto. Gesù, vedendole, disse loro: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Poiché con la croce devo morire. I sacerdoti intanto si avvicinano a Gesù e uno di loro dice: stai zitto tu, non inveire contro costui, o sarai tu a portare la sua croce. Gesù faticosamente si rialza e riprende il cammino. Ancora la luce va.
una fidanzata. Cai, a stampa di nuovo. Sì, no, prega ancora di fare silenzio. Giunti sul monte detto Volta. Al di sopra del capo di Gesù posero scritta la motivazione della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei Giudei. I soldati intanto, dopo aver crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno. Si divisero fra di loro le mie vesti, sopra la mia tunica tirarono a sorte. E precisamente... Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Da quel momento il discepolo la prese con sé. Intanto quelli che avevano assistito alla crocifissione di Gesù lo ingiuriavano e scrollavano il capo dicendo: tu che distruggi il tempio di Dio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso! Tu che sei figlio di Dio, scende dalla croce! Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso! Sei il figlio di Israele, scenda ora dalla croce e noi crederemo! A confidare in Dio! Lo liberi ora se gli va bene, già che ha detto, sono il figlio di Dio. Nello stesso modo lo beffeggiava anche uno dei ladroni. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso. E noi. Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. In verità ti dico, oggi stesso, sarai con me in paradiso. Allora sesta. Ehi! Ehi!
Sabachthani. Che vuol dire, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni circostanti, udito questo, si dissero. Costui che è lì, aspettate, vediamo se viene lì a liberarlo. Padre,